marketing e si chiede cosa devo fare, la risposta della plaina, del leader, della guida di... Aspetta che devo accettare la registrazione, come si fa? Che non vedo il mouse. La risposta del leader di riferimento è con le abilità. Devi fare questo, devi fare quest'altro, devi fare questo, 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 questo. Ecco, le abilità sono il cosa. E ve ne cito alcune fondamentali, sempre per smontare credenze limitanti. Il mio intento di stasera non è aggiungervi di qualcosa, è andare a rimuovere i blocchi. Voi siete già abbastanza per diventare milionari e riempire uno stadio. Non dovete diventare nessun altro, dovete rimuovere tutti i blocchi che vi siete costruiti nella vostra esistenza, la maggior parte dei quali non dipendono da voi. Chi è che si autoimporrebbe dei blocchi personali? Nessuno. Ma siamo fatti in un modo per cui la nostra programmazione subconscia avviene dal primo anno di vita ai 10-12. E quindi ovviamente non dipende da noi, no? Dipende da chi ci alleva, da chi ci accudisce e da tutti gli ambienti che frequentiamo. Per cui, ripeto, intenzione non è farti diventare chissà chi, è rimuovere i blocchi che hai, tu sei già abbastanza. Partiamo però dall'abilità, dal cosa. Allora, un'abilità fondamentale qua è comunicare. Ok? Ce ne sono poche da imparare, ragazzi, però quelle poche sono da imparare. Comunicare è fondamentale, è il nostro lavoro. Per cui segnati queste due o tre cosine, perché ripeto, una credenza che voglio smontare è che bisogna diventare Superman per fare soldi nel network marketing. Ma ragazzi, scusate, se bisognerebbe diventare Superman per fare soldi nel network marketing, non farebbe 90 miliardi di fatturato all'anno, non fatturerebbe 3 volte l'NBA. Fattura così tanto perché è semplice, perché è per tutti. Ok? Quindi smontiamo subito una credenza limitante sul network. È difficile? No, non è difficile perché si basa sul principio di duplicazione, cioè tante persone che fanno delle cose semplici. Ok? Detto questo, non è una lotteria, non è un terno al lotto, non è un gratta e vince vincente, altrimenti non funziona così la vita. Però le cose basilari bisogna impararle. Allora, comunicare è fondamentale, eh? E poi ti farò vedere come fare. Seguimi un attimo nel ragionamento. La comunicazione deve essere autentica, quindi devi sempre dire la verità. Devi sempre essere te stesso, non storpiare la tua comunicazione, perché a fini energetici, quantistici, ci sono le formule dietro che non sto a dirvi, se volete le trovate sul libro. Una comunicazione non autentica non genera risultati. Questo dovrebbe farvi tirare un sospiro di sollievo. Non dovete essere nessun altro, dovete però centrarvi nella vostra autenticità. Dovete dire le cose che avete da dire a modo vostro, non a modo di qualcun altro. Due, intensità. Intensità non significa tono di voce, volume, energia, anche un silenzio intenso. Anche una persona che comunica a voce bassa può essere intensa. L'intensità è l'energia che voi mettete, il credo che voi mettete in quello che comunicate. Quindi assicuratevi ovviamente, poi lo vedremo bene quando parlo dell'intenzione, ragazzi, di credere a ciò che dite. Il credere non è un atto di fede, attenzione, c'è una grande differenza fra avere fede, cioè credere a qualcosa che non vedi, e invece credere. Si crede quando si ha una sufficiente collezione di prove su qualcosa. Faccio sempre l'esempio degli asini che volano. Perché non ci crediamo? Perché non li abbiamo mai visti, no? Se ne vediamo uno stasera, non ci crediamo, però possiamo iniziare a questionare il fatto che sia davvero un asino quello che vedo là di fuori. Ma se lo vedo oggi, lo vedo domani, lo vedo dopodomani, inizio a vederne uno o due al giorno, dopo un po' avrò un credo forte sul fatto che gli asini volino. A voi che cosa vi serve per comunicare? Ragazzi, prendete le informazioni, studiate quello che i vostri leader vi danno da studiare, perché più input ricevo anche sulla presentazione, su tutto quello che riguarda il business, più il credo mi si fortifica, più la mia comunicazione uscirà automaticamente, senza sforzo, intensa. È una comunicazione intensa, è ciò che genera risultato. Una comunicazione distaccata, attenzione bene, dove le parole sono vuote, vuote, prive di frequenza, prive di energia, prive di intensità, non genera niente. Proprio come una comunicazione non autentica, come abbiamo visto prima. E la varietà del tono ce la metto perché sennò dopo un po' la gente, ragazzi, si addormenta, nel senso, oggi. Sapete io dove mi formo ultimamente? Lo sai, Joseph? Mi formo su TikTok. Cazzo, perché abbiamo iniziato a usarlo per lavoro.
E quindi anche la regola dell'autenticità funziona anche su TikTok, cioè prima ti deve piacere usare TikTok per poter erogare dei buoni contenuti su TikTok, quindi mi sono forzato all'inizio di mettermici sopra e poi ho notato una cosa, quando io guardo un video di formazione di un'ora, metto l'audio velocità 8x, cazzo, perché 50 minuti li voglio, voglio arrivare alla ciccia, al succo, e ho notato che TikTok per noi estrae questo, l'essenza della crescita personale, nel mio caso perché guardo solo i trend di formazioni, e mi dà proprio la chiave che mi serve di quel training. E la varietà perché è importante? Perché oggi viviamo in una era sempre più veloce, dove le informazioni arrivano sempre più veloce, noi processiamo in maniera sempre più veloce. Vedere qualcuno che forse parla così. Dopo un secondo e mezzo siete già tagliati fuori. Ok? Quindi vedete, non è che c'è da diventare chissà quanto bravi, anche perché, ripeto, vi farò vedere come migliorare. Però tenetevi queste tre cose che sono cose semplicissime da fare, ricordatevele. E poi i fillers l'ho voluto mettere, tecnica, a me non piace la tecnica, perché con l'energia giusta, se usi la tecnica sbagliata, funziona lo stesso. Se invece hai l'energia sbagliata e la tecnica giusta, non funziona. Quindi energia batte la tecnica sempre. Ma comunque, visto che la pandemia ci ha sbattuto davanti a uno schermo dove è molto più difficile tenere l'attenzione, cioè se io stasera ragazzi vi avessi in sala, potrei fare quello che voglio, ma vi ho davanti a uno schermo, vi devo tenere incollati, devo avere ritmo e soprattutto non devo fare i rumori nelle pause. Dobbiamo diventare dei professionisti della comunicazione, sia dal vivo che soprattutto adesso. Davanti a un video, ok? Quindi esercitatevi, cioè presentate, 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 presentate. Il modo in cui si migliora nelle abilità è la ripetizione, ve lo anticipo, ok? Quindi non è che dovete impegnarvi, dovete solo fare. Contatto visivo, quando parlo davanti a una persona, io la guardo negli occhi. Ai fini della vendita e della chiusura, il contatto visivo è il 70%. Ricordatevelo. Non abbasso gli occhi, non sposto gli occhi, non li butto di qua e di là, perché diciamo che è un feedback di incoerenza, di paura, di basse frequenze. Vi parlo sempre in termini energetici. Quindi due o tre cosine sulla comunicazione. Sai, Joseph, io volevo andare direttamente a parlare delle energie, però mi rendo conto che non tutti sono come me e quindi parto dalle abilità. Comunque sono cose tecniche e pragmatiche. La vendita, qui avete un esempio straordinario perché Joseph è molto più bravo di me a vendere e la vendita è semplicemente comunicare con l'intenzione di muovere la persona a fare qualcosa alla fine. Cioè non comunico tanto per comunicare, no? Comunico con l'intenzione alla fine di farti fare qualcosa. E sulla vendita due o tre cose le ho da dirvi. Innanzitutto, senza credo non puoi vendere. Quindi è chiaro che nel vostro caso, prodotto finanziario, non solo dovete arruolare o vendere, lo dovete usare per voi. E so che comunque c'è una curva di apprendimento anche lì, ma l'intensità nella vendita, la forza che hai nella chiusura, se tu credi che quello che vendi è bene per te e per gli altri, è un'altra partita rispetto solamente a parlarne, a fare uscire parole vuote. Ok? Quindi la coerenza innanzitutto, la serietà innanzitutto, e quindi il credo è necessario per la vendita. Come vi dicevo prima, è un insieme di riferimenti. Non c'è bisogno di diventare un trader professionale per credere. Guardate i risultati di qualcun altro. Voi avete semplicemente bisogno di collezionare input che quello che fate funziona e sia giusto. Tutti voi avrete un momento a zero, perché quando ti iscrivi sei a zero e probabilmente ci rimarrai anche un po' a zero. Nel frattempo devi riempire la testa di input positivi, funzionanti, perché nel momento in cui non riempio la mia testa di input funzionanti con quello che fate, lì lascio uno spazio per il dubbio e il dubbio ammazza tutto. Immaginatevi di vendere qualcosa, dovete fare un'iscrizione, quello che fate, con il dubbio in testa. Probabilmente molti di voi l'avranno fatto, sono sicuro che non è andata bene. Allora, ammazzo il dubbio con gli input positivi, mi prendo le storie di successo, i riferimenti che funzionano ovunque ci siano e nella vostra azienda ne avete un miliardo. L'altra volta parlavo con Joseph e i ragazzi a San Marino mi raccontavano un po' delle qualifiche, dei guadagni. Io gli facevo, cosa dici? Ma come, veramente? Cioè, te sei già 2000-2005? Perché il difficile è arrivare da 0 a 2000. Arrivare da 2000 a 10.000 è facilissimo, perché quando hai già una storia da vendere
che fai 2000, cioè chi è che non vuole fare 2000 oggi in Italia? Ok? E queste prove ci sono, queste storie ci sono, non ti arrivano però davanti al viso. Il tuo compito è andartele a cercare per costruirti il credo giusto, per comunicare e fare il lavoro bene. Ok? Flusso. È chiaro che la vendita segue una sorta di struttura. Dobbiamo creare il bisogno negli altri. E oggi il bisogno, ragazzi, oggi il bisogno che soddisfa il network marketing è lavorare da remoto, avere un guadagno extra e poi voi lavorate nel finanziario? Cioè, siamo di fronte alla rivoluzione epocale del sistema di pagamento e del mondo dell'economia con la blockchain. Cioè, voi vi incastrate lì. È perfetto. Se io fossi in voi, farei una leva paura, cioè leva paura significa che esasperi il bisogno che c'è di quello che avete. Perché voi sapete che la gente ha bisogno di quello che avete voi nelle mani. Questo voi lo sapete. La domanda che vi faccio io è: la gente lo sa che ne ha bisogno? Perché se la gente non percepisce il bisogno di quello che avete, non comprerà mai, che sia l'opportunità di business oppure il prodotto e il servizio che offrite. Quindi io, da networker, devo sempre creare il bisogno amplificando il dolore della necessità di quello che ho io. Io vendo qualcosa per dimagrire. Quando ho davanti qualcuno lo faccio piangere prima, perché so che se lo faccio piangere, dopo lo rendo consapevole del bisogno che ha. Potete vederlo anche come servizio. Cioè voi, quando una persona si rende conto che ha bisogno di voi, compra. Quindi non siate pigri nel rendere consapevoli gli altri del bisogno che hanno di voi. E questo si fa amplificando il dolore. L'essere umano fugge dal dolore come primo istinto. Quindi se voi gli create dolore, lui va via di lì. È chiaro che nel momento in cui lo rendi consapevoli del suo bisogno, quindi del dolore, gli devi dare l'opportunità. Infatti, vedete, subito dopo gli offri la soluzione e lo riempi di testimonianze. Voi avete tutto qua. C'è tanto bisogno di quello che avete nelle mani, perché anche io vorrei imparare a fare trading. Vorrei far lavorare i soldi per me. Solo che non so fare. Non ho dubbi che quando deciderò di mettermi, chiamo Joseph e gli dico: mi insegni per favore? Adesso ho tempo, mi ci posso mettere. C'è un grande bisogno di quello, di reddito extra. Tanta gente è ignorante a livello finanziario. Spende, 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 spende e non investe manco un euro. Vedetelo però come spirito di servizio nel favorire veramente una persona facendogli capire la differenza anche tra spesa e investimento. Tutte queste cose qua ve le avranno dette mille volte. Ai fini dell'efficacia del vostro guadagno è importantissimo che anche quando comunicate, quando cercate di vendere, fate tutto in maniera strategica. Testimonianze ne avete molte più voi che la mia azienda. E infatti per quello che fatturate di più andate meglio. Noi stiamo ricostruendo da zero, complimenti. Però ragazzi, attenzione, la vendita è dire la verità bene. Avete infiniti... immaginatevi di dover comporre un mosaico e io vi do a disposizione infiniti quadratini, ok? Per fare il mosaico più bello, voi dovete prendere i quadratini più belli per fare il mosaico più bello. Se prendete i quadratini brutti, il mosaico viene male. Vendere è uguale. Avete a disposizione infinite verità. La storia di Joseph, come la vendete? Perché se Joseph fosse il mio upline, io farei entrare 100 persone al giorno, perché ha una storia da pelle d'oca. Ma la usate per il vostro mosaico? La crescita della vostra azienda è incredibile. La usate per il vostro mosaico? Il fatto, la differenza tra spesa e investimento, quindi il vantaggio che può avere una persona a livello finanziario se inizia a studiare, lo mettete nel vostro mosaico? Dire la verità bene. Avete infinite verità nella vostra azienda, scegliete quelle migliori e mettetele in fila dopo aver creato il bisogno alla persona. Vedrete che chiuderete il 100% delle persone. Chiusura. Allora, la chiusura è quando chiedete i soldi alle persone, ok? Quindi la regola base sulla chiusura è mai indietreggiare. Il lavoro che fai per arrivare alla chiusura è enorme. Il tempo, le risorse, i mal di pancia, le paure che superi. Cioè, per arrivare lì, tu fai un capolavoro. Non indietreggiare mai nel chiedere i soldi, mi raccomando. Poi ci saranno delle frasi apposta, mi insegneranno come fare. L'importante nella chiusura è solo una regola. Non indietreggiare mai, ok? Hai fatto tanto per arrivare fino a lì ed è questione di ripetizione. Ovviamente è una skill molto molto importante. Quindi queste sono le abilità. Un'altra abilità, invito, vendere una sedia, vendere un posto in un webinar. Dovete sicuramente diventare bravi nell'invito
e nell'edificazione. Queste sono cose che vi hanno già insegnato, lo so per certo, non sto a darvi tante indicazioni. Per l'invito ovviamente serve avere una buona postura paraverbale, perché alza la nostra frequenza, una grande energia, e farlo in gruppo aiuta, se potete, via Zoom. Noi lavoriamo anche via Zoom, si può fare anche via Zoom il lavoro di gruppo, e l'edificazione deve essere fatta dicendo due fatti, quindi due dati, e una cosa che ti viene dal cuore verso quella persona. Ma queste cose ve le possono insegnare meglio i vostri upline. Ve le ho scritte queste due cose perché non serve altro per duplicare. E qui smonto la credenza, devo diventare Dio per essere bravo a fare network, per diventare milionario. Ragazzi, se questo fosse vero, nessuno sarebbe milionario, perché c'è tanta, tanta gente che ha guadagni più alti delle proprie abilità, tantissime. E io ne ho viste migliaia nella mia azienda. Perché la vostra ricchezza nel network, non, certo che la bravura conta, le abilità contano, fanno parte della formula, però è la duplicazione che conta di più. È il processo semplice che tutti possono fare. E come avete visto, di abilità non c'è niente da imparare. Cioè un meccanico deve imparare un miliardo di abilità in più. Anche una segretaria, un assistente personale, una persona che lavora al banco della salumeria, deve imparare tantissime cose in più. Voi quando sapete fare un invito, l'edificazione, ripetete all'infinito mettendo le persone davanti a quelli bravi. Metti le persone davanti a quello bravo finché non sei tu quello bravo. Questa è la regola che mi ha fatto riempire uno stadio. Io avevo gli americani, portavo tutti di fronte a loro. Ogni 3 mesi venivano qua, io andavo in apnea 3 mesi, pregavo 3 mesi, mi facevo il culo 3 mesi, perché sapevo che tra 3 mesi sarebbero arrivati quei marziani. E voi i marziani nella vostra azienda li avete. Quindi mi raccomando, sfruttateli e portateli di fronte a loro. Quindi come abilità ho finito, non c'è da far nient'altro in più. Tutto il resto può aspettare. Se voi diventate maestri in questo, nella comunicazione e nella vendita, che sono la stessa cosa, e nell'invito e nell'edificazione, avete in mano un assegno di 10.000 euro al mese, pronto con il vostro nome scritto. Okay? Le abilità seguono una curva di apprendimento lineare, non esponenziale. Non c'è la parte a zero. Quando tu ti metti a fare qualcosa che non hai mai fatto, la impari velocemente. Ok? È lineare, non c'è la parte a zero. Ecco perché chi non è bravo se la racconta. Perché bravo diventi facendo, ma se inizi a fare, l'apprendimento è rapidissimo. Ok? Andamento lineare. Quindi qual è la cura per l'abilità? Fare, repeat, 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 over and over again. E la cosa meravigliosa è che sono sempre quelle cose lì. Per forza che diventiamo bravi dopo anni. Sono 4 cose da fare. Sono 4 cose e non cambiano mai. Al di là dell'azienda, del penocompensi e dal prodotto, ok? Quindi se sei una persona come me, che alzavo i mobili dalla mattina alla sera, dalle 7 di mattina a non sapevo quando andavo a casa, dal lunedì al sabato per 1.700 euro al mese, e con una famiglia non campi, sapere che puoi imparare 4 abilità fatte bene ti può rendere libero finanziariamente, qual è il problema? Pensate che opportunità, andateglielo a vendere così alle persone che conoscete. Adesso passiamo alla mia passione, la mentalità. La mentalità è il come. E se dovessi dare una percentuale, 10-90. Cioè la cosa sbagliata con la mentalità giusta funziona. La cosa giusta con la mentalità sbagliata non funziona. E la mentalità che cos'è? E cosa penso mentre svolgo le abilità? Okay? Lo stato d'animo che ho, i pensieri che ho, come sto mentre faccio quella cosa? Quella è la mentalità. La mentalità è che cosa penso in risposta a ciò che mi succede. Ricevo un no, una persona del mio team esce, non entra nessuno, il mio upline lascia l'azienda. Come reagisco a quello è la mia mentalità. Più in sintesi è che operazioni fa il mio cervello agli input che riceve. Voi sapete che ad ogni input del nostro ambiente, vi definisco ambiente così capite quanto ne avete intorno. Quando parlo di ambiente, la maggior parte di persone pensa alle persone che hanno intorno. Sarà l'1%. L'ambiente è tutto ciò che ci succede senza il nostro intervento. Cioè, se io sto buono, cosa mi accade? Le persone, i rumori, le situazioni, a livello energetico ci sono mille archetipi che non sto a definire, ma io ricevo miliardi di input al secondo. E la nostra mente subconscia processa miliardi di input in risposta, quindi che diventano output ogni millisecondo. Non posso pensare sicuramente
di avere grande successo sul lungo termine se non lavoro nella nostra mentalità, nella mia mentalità. Andiamo a vedere come. Vi parlo della programmazione subconscia. Noi funzioniamo in questo modo, ragazzi. Ci arriva un input, qualsiasi esso sia, di qualsiasi genere. Può essere una persona che arriva, può essere un no che arriva, un sì che arriva. Qualsiasi cosa ricevo, io magari entro in un ambiente che non è il mio, ogni input che ricevo viene processato dalle nostre menti. Il primo check a questo input, noi abbiamo un sistema di controllo che controlla gli input e poi ci mette in azione per un comportamento in base a quell'input. Eh? Azione, reazione, azione. Ok, il primo check la fa la mente conscia. La mente conscia è quella che utilizzate adesso per ascoltarvi, è il 5% della vostra mente. È una mente che lavora, è la sede della logica, è la mente che decide ed è quella che usiamo quando siamo nel qui e ora, nel presente. Quando siamo centrati, noi usiamo quel tipo di mente lì. C'è un'altra mente però che dopo la mente conscia fa un check molto grosso. La mente subconscia è il 95% della nostra mente. È quella mente che ci fa vivere. Voi immaginate tutte le operazioni che il nostro corpo fa senza che ce ne accorgiamo. Sistema endocrino, sistema cardiovascolare, sistema muscolare, i tendini, tutta quella roba lì si muove sotto livello di coscienza. Non ci vuole un nostro input per dire cuore batti oppure caviglia piegati. Fa tutta la mente subconscia, non fa solo quello, è il 95% della nostra mente, si occupa del 95% di quello che facciamo. Dopo questi due controlli, check, generiamo un output. Funziona così. Se l'input che io ricevo è bello, è positivo, quindi che ne so, mi fate la presentazione della vostra opportunità. Io la vedo, la filtro con la mia mente logica e dico, cazzo, ma sta roba qua è pazzesca. E do un check positivo. Poi passa alla mente subconscia dove ho tutte le credenze che mi sono state installate dalla nascita. La mente subconscia si programma dai 0 ai 6 anni per il 90%, dai 7 ai 12 anni per un altro 9%, per un totale del 99%, e poi l'1% dai 13 anni fino a infinito. Quindi il 99% della nostra programmazione subconscia è avvenuta prima dei 12 anni. Lì ci sono tutti i programmi che ci hanno inserito. Di solito un programma subconscio si crea con un trauma, con un'esperienza emozionalmente significativa. Succede qualcosa di molto emozionale da bambino, pam, la nostra mente crea un programma, dice ok, è così. E in base a quel programma ci fa andare avanti la vita. Perché dai programmi subconsci dipende la nostra percezione e dipendono i nostri pensieri. So che dico cose un po' forti, ma la maggior parte dei nostri pensieri non sono i nostri, sono risposte della mente subconscia. Ti sarai accorto che fai sempre gli stessi pensieri, sì o no? Scrivilo nella chat, dai, interagiamo un po', non voglio fare un monologo. Hai sempre gli stessi pensieri, sì o no? Sì. Perché sono risposte subconsce di programmi che sono installati da tanto in te. Quindi se io vedo la tua opportunità, la mia mente conscia dice ok, bellissimo, mi piace. Poi nel subconscio ho il programma sei un fallito, perché mio padre mi diceva sempre sei un fallito. Il check della mente subconscia ha un'opportunità di guadagno, ha un'opportunità di libertà finanziaria, il check lo dà negativo. Perché scontra con i suoi programmi. Sei un fallito, cosa ci fai con un'opportunità? Bene, quando questo accade, l'output, che è il comportamento che io vado a fare, sarà negativo, in frequenza. Cioè io avrò una frequenza molto bassa quando andrò a fare quel comportamento. Non è che non lo faccio, quindi non è che magari non mi iscrivo. Mi iscrivo perché cazzo voglio iscrivere, è la mente conscia che decide. Ma avendo delle credenze subconsce contro, limitanti rispetto alla ricchezza, l'azione, il comportamento che andrò a fare avrà una bassa frequenza. Sarò scarico, sarò debole quando vado a erogare quel messaggio e non potrò che attrarre la merda. Scusate, la merda sono i rompicoglioni, i no, i problemi, i sì che ci creano problemi perché la frequenza bassa è la mia. Ok? Quindi non so se vi torna,
se vi è mai capitato, se non è capitato a voi, vi viene buono sapere che per i vostri prospect funziona così. La maggior parte della gente vuole fare network, vuole diventare ricca, vuole la libertà finanziaria, vuole un sistema semplice per arricchirsi. Ma nella loro programmazione subconscia gli è sempre stato detto il contrario, che non è possibile, che i soldi sono sporchi, che non crescono sugli alberi, che la gente ricca truffa. Perché viviamo in un paese, l'Italia, dove a livello di messaggi che mandano, lasciamo stare. In Italia, se una persona diventa ricca, è un ladro, uno stronzo, uno sfigato, un approfittatore. Invece in America, se diventi ricco, sei una persona che contribuisce, bla 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 bla. Ok, quindi, arriviamo a noi. Come posso migliorare la mentalità? Abbiamo visto che le abilità si migliorano con la pratica, ripetizione, e seguono un andamento lineare, quindi imparo subito. La mentalità... Sono sicuro che voi da quando siete entrati in questa azienda già avete cambiato alcuni pensieri. Sono sicuro, cioè dal giorno dopo, ambiente che ti forma, ambiente potenziante, vedi i risultati, i pensieri iniziano a cambiare. Non sto parlando di quello. Noi non dobbiamo cambiare quello. Quello è, immaginate, la superficie. Dobbiamo andare a lavorare in profondità, nel subconscio, per allineare. Sentite che bello. Per allineare i pensieri che avete adesso positivi ai vostri programmi subconsci. Perché se adesso pensate sì, divento ricco con l'opportunità, ma nel subconscio avete installato un programma che vi dice sei un fallito, non lo diventerete. Anzi, quando le due menti non sono allineate, io sono frustrato, perché a livello consapevole voglio quella roba, però cazzo non ci arrivo mai, perché ho il subconscio che mi porta dall'altra parte. E non c'è partita fra conscio e subconscio. Subconscio è come giocare, è come se Bollini gioca a calcio contro Messi. Non c'è partita. Subconscio è Messi, ovviamente. Come posso iniziare a lavorare sulla mente subconscia? Ah, per ripetizione. Anche qua, se hai voglia, io me lo sono riprogrammato per ripetizione, mica conoscevo le tecniche che so adesso. Ripetizione, ignoranza, voglia, fame. Perché se tu fai le presentazioni tutti i giorni, se fai gli inviti tutti i giorni, se fai il lavoro che c'è da fare tutti i giorni, cazzo, anche per ripetizione mi sono riprogrammato il subconscio. Però ci vogliono anni. Ci sono tecniche come l'ipnosi, che lavorano sulla riprogrammazione, è qualcosa di istantaneo. E poi ci sono le tecniche evolute, che sono quelle quantistiche, che rispetto all'ipnosi, invece di mettersi 3 ore e 5 sedute, piangere e fare tutte quelle robe lì, in 5 minuti vai a riprogrammare il subconscio. Ok, quindi ci sono le tecniche, ragazzi. Ci sono, cercate su internet, cioè, ragazzi, cercate, oggi c'è tutto, si trova tutto, siamo nell'era dell'informazione. Cosa voglio lasciarvi con questo messaggio? Che se ad oggi avete dei risultati che non corrispondono alle aspettative, è semplicemente perché siete stati programmati al contrario di quello che serve, come me. Ma se avete fame abbastanza e intenzione, ne parleremo dopo, il corpo è fatto bene. E quindi se vi hanno programmato male, non è colpa vostra. È colpa vostra se non fate niente per non programmarvi allineati ai sogni e agli obiettivi che avete. Perché la ripetizione si fa, perché la programmazione si fa sia per ripetizione che per altre tecniche. Io a voi vi lancio la sfida stasera per ripetizione, perché con le tecniche sanno far tutti, ragazzi. È troppo veloce. Per me le tecniche funzionano su di me, perché io per 4 anni mi sono sfasciato. Cioè mi sono sfasciato, non le conoscevo. L'intenzione è stata molto testata. Non è che posso usare una tecnica priva di intenzione. Non funziona. Quindi adesso andate sul campo, ripetete, diventate bravi e non solo migliorate i vostri pensieri, che sono già migliorati, riprogrammate il vostro subconscio. E così come ha funzionato fino ad oggi, che vi ha tenuto lontano dal successo, funziona anche al contrario. Se voi allineate il subconscio al successo, alla felicità, tutto quello che volete, vi ci porta. Perché per il subconscio il successo non è quello che per te è il successo. Per il subconscio il successo è l'esecuzione del programma che ha. Come nell'iPhone, vedete qua, cioè dopo 6 anni e 5 milioni ho ancora sull'iPhone le affermazioni, tanto per farvi vedere, no? Ma soprattutto vi volevo far vedere le applicazioni. Che cos'è un'app? Un'app è un programma che genera un risultato. Il nostro subconscio è uguale. Ok? Il subconscio non gliene frega niente. Se lui ci ha scritto dentro sei un fallito, ti genererà una vita da fallito e sarà contento perché ha fatto il suo. Quindi quando ricevi le obiezioni, vedete, prima ero partito dalla gratitudine nel network, dove le impari ste robe? Il fatto che il network ti metta di fronte ai tuoi limiti.
Cioè, prendi paura, ti preoccupi o insulti il network o lo ringrazi perché ti ha fatto vedere quel limite e ti ha circondato di un ambiente dove cazzo lo puoi superare. Quando vi arriva un no, quando, ecco, l'obiezione tipica della gente che lavora con me, dicono che il kit costa troppo. Prego, perché a me non me l'ha mai detto che il kit costa troppo? Perché? Li trovi tutti te? Perché come vi ho detto prima, riceviamo le obiezioni che sono in risonanza alle nostre credenze limitanti subconsci. Quindi la prossima volta che avete un'obiezione, un no, una difficoltà, scrivete, ok, mi dicono tutti che costa troppo. Quella è la credenza da sistemare. Si fa per ripetizione, quindi andando oltre con la volontà a quell'obiezione, non devi accettare la verità di un altro. Perché se accetti la verità di un altro, la sua obiezione è più forte della tua volontà di dimostrargli che ha sbagliato. Quando facciamo una vendita o parliamo con qualcuno, è volontà contro volontà. Chi ha la volontà più forte vince. Quindi è chiaro che quando incontriamo qualcuno che ha un pregiudizio sul network, non ha niente da perderci a dire di no. Cioè lui è proprio fisso su quello. Non fa fatica. La fatica la devi fare te ad avere una volontà più forte della sua, a dimostrargli che ha sbagliato. Ok, ci vai con la ripetizione, poi ci andrai anche con le tecniche quando sarà ora. La curva di apprendimento della mentalità è un esponenziale rapido. Significa che c'è una parte a zero, ma poi va esponenziale. E la parte a zero non è lunga per niente. Anche qui, se ti metti sul campo, fai, ripeti, 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 la nostra mente impara molto, molto velocemente. In 1 o 2 anni puoi essere, senza nessuna tecnica, solo di ripetizione, programmato per il successo e ottenere qualsiasi cosa vuoi. Ed è chiaro che una volta che riprogrammi la tua mente subconscia al successo, non lo tieni solo nel network. Lo tieni nelle relazioni, lo tieni nella famiglia, lo tieni nell'imprenditoria tradizionale, dappertutto. Questa è la mentalità. Andiamo alla leadership, che non è il rank, non è il guadagno, non è niente che abbia a che fare con te. La leadership ha solo ed esclusivamente a che fare con le altre persone. Okay? È responsabilità verso gli altri ed è instillare abilità e mentalità negli altri. Quindi, voi siete a zero, vi mettete al lavoro, migliorate le abilità e la mentalità, se fate quello che vi dicono i vostri leader, meraviglioso, arriverà un punto dove avrete dei risultati. Perfetto. Come faccio a portare quei risultati da 10 a 100? Con la leadership. Cioè instillo le stesse cose in altre 10 persone. Ecco perché c'è il per, perché la leadership è un moltiplicatore. Ok? Il leader è il primo. È quello che si prende tutti i rischi, tutte le problematiche e lascia indietro i meriti. Quando io ho riempito uno stadio, dentro di me sapevo che il 95% l'avevo fatto io di lavoro, ma non mi sono mai, questo lo dico perché non parlo nella mia azienda, ma non mi sono mai preso il 95% del merito. Mi sarò preso l'1%, tutto il merito era degli altri, perché i leader ragionano così. Ve lo sto dicendo questo perché voi ragazzi siete i primi, siete vicini al momentum, che è l'esplosione incontrollata della vostra azienda. Bravi che siete entrati prima, perché il momentum è semplicemente il per 10 dei tuoi guadagni. Se oggi guadagni 1 euro, guadagnerai 10. Se ne guadagni 10, 100, 100, 1000, 1 milione, 10 milioni. Il momentum ti fa per 10 in 6 mesi, 1 anno. Arriva velocissimo e voi ci siete quasi, quasi. Ma vi tratto da leader, perché comunque non siete migliaia di migliaia di migliaia in Italia, no? Siete qualche centinaia, forse un migliaio, non lo so. Ma siete i leader e dovete essere pronti a pagare il prezzo della leadership. Sarete pagati un'infinità, ma abbracciate le sfide di essere pionieri, altrimenti non vi arriverà niente. Okay? La curva di apprendimento della leadership, scusate, è sbagliato, è un esponenziale lento, non veloce come la mentalità. E lento vuol dire che la fase a zero è un po' più lunga. Quindi ci vorrà un po' più di tempo per sviluppare la vostra leadership. Ok? Prendetevi il tempo che volete. Non è qualcosa che si sviluppa con la ripetizione, come l'abilità e la mentalità, si sviluppa con l'intenzione, perché le sfide sono talmente ardue che se non hai una vera intenzione di diventare un certo tipo di persona, generare un certo impatto, quello che ha detto prima Joseph, non so se ce la farai, ok? È facile avere risultati per noi, è molto difficile farli avere agli altri invece. Perché tu, quando hai l'intenzione, succede tutto. Però se trovi 10 e 9 giocano, scherzano, dicono di fare le cose e non le fai e non le fanno, vedrai che è molto più difficile far fare risultati agli altri. Ragione in più per tenere proprio come legge la duplicazione. Ragazzi, duplicazione.
tante persone che fanno cose semplici, tante persone che fanno cose semplici. Quindi questa è la leadership ed è la formula del successo. Arriviamo all'ultima parola, poi lascio spazio alle domande, che è l'intenzione. E come vedete è sotto, è al denominatore, fratto, no? Fratto l'intenzione. Perché? Perché qualsiasi cosa diviso uno è uguale a se stessa. Quindi se la formula sopra il nominatore veniva a 10 e l'intenzione c'è, quindi è un 1, il risultato non cambia. Ma tutto diviso 0 è uguale a errore. Se voi andate nella vostra calcolatrice e fate 1 miliardo 120 mila diviso 0, vi dice error. Se non volete che la vostra carriera sia un error, ci dovete mettere l'intenzione. L'intenzione che cos'è? È semplicemente energia. È la verità dietro alle tue parole. Non mi è venuta altra frase per descriverla. Quello che dici è vero? Lo sai solo te. Lo sai solo te. Esame di coscienza, ti devi guardare allo specchio. Non puoi, puoi mentire a me, puoi mentire a Giuseppe, alla Bea, puoi mentire a tutti. L'unica persona a cui non puoi mentire, che sa sempre la verità, sei te. La verità dietro alle parole che dici agli altri è la tua intenzione e si misura in energia. Ecco perché non si può imparare. Perché a livello energetico l'energia o è zero o è uno, o c'è o non c'è. E infatti non c'è curva di apprendimento, non la puoi imparare. Quello che puoi fare è che la puoi nutrire, la puoi fare emergere. Perché ragazzi, ho appena detto che se non hai veramente l'intenzione di fare carriera, non la farai. Se invece hai l'intenzione, hai tutte le probabilità di farcela. Le persone che nella mia azienda hanno guadagnato anche 100, 200, 500, 600 mila euro, pur lavorando poco, pur senza abilità, è perché avevano comunque un'intenzione dietro importante di lanciare l'azienda. L'hanno fatto con i loro limiti, hanno fatto poco, però avevano l'intenzione e gli è arrivato quello che gli doveva arrivare. Infatti, la nostra intenzione setta la frequenza quando lavoriamo e facciamo le cose. Ed è la frequenza che sblocca tutta la legge di attrazione, la legge del manifesting. Scusate, perché a certe persone trovano le persone giuste nella rete, sotto? Da che cosa dipende? Non dipende dall'abilità, dipende dalla frequenza. Noi attraiamo persone simili a noi con la stessa frequenza e la frequenza è determinata dall'intenzione. Quello che puoi fare se ti accorgi tra te e te di avere un'intenzione scarsa, quindi stai un po' facendolo per vedere come va, ti faccio questa domanda, rispondi nella chat. Se la tua intenzione è vedere come va, secondo te il risultato quale sarà? Vedere come va, cioè ti farà vedere che non va. È normale. Quindi se tu ti accorgi di avere un'intenzione bassa, di non farlo in maniera centrata, con l'energia al 100%, che non vuol dire riempire uno stadio, vuol dire semplicemente faccio il mio lavoro bene, lo faccio perché mi piace, perché è giusto, voglio far carriera, voglio aiutare la gente, punto. Poi la grandezza, quella la vedremo nel percorso. Puoi farla emergere, puoi nutrirla con l'ambiente, circondati sempre dei tuoi leader, frequenta sempre gli eventi, autosuggestionati, te l'ho fatto vedere io, dopo 5 milioni guadagnati ho ancora le frasine qua. Perché? Perché lo guardo 2000 volte al giorno e la mia mente subconscia impara. Azione e facendoti le domande giuste. Ok? Come fai a uscire un'intenzione, un'energia forte? Facendoti le domande giuste. Della serie, perché stai facendo network? Perché fai quello che fai? Per chi lo fai? Chi vuoi aiutare? Se tutti ti dicono di no, e la tua azienda crolla, perché continui? Se ti fai questo tipo di domande, l'intenzione inizia a divampare dentro di te, inizia a divampare e hai bisogno di quell'energia lì per andare a fare le cose domani. Ok? Come si misura? Nelle azioni. L'intenzione sfocia in movimento, essendo energia, quando è che abbiamo energia? Quando un corpo si muove. Quindi da che cosa io vedo quando qualcuno me la racconta nella mia azienda? Che non fa. Se non fa non hai l'intenzione, se non hai l'intenzione non succede niente, quindi stai perdendo tempo. Io gli rispondo così. E dopo gli rispondi così e si mettono a fare. Il movimento aiuta tanto l'intenzione a far divampare questa energia dentro di noi. Quindi movimento, ambiente, autosuggestione, tutte le cose che vi dicono i vostri leader, non solo ve le dicono per il vostro bene, hanno una base scientifica dimostrata dalla fisica. Ok? Ho finito l'ultima cosa. Come posso ottenere tutto questo che ha detto Fabio, che non ho capito niente, con una cosa? La formula. Cosa devo fare, Fabio? C'è una cosa che è il primo tassello del domino che fa succedere tutto.
Chissà Joseph se la vogliono sapere. Poi ho finito. Quindi c'è da fare una roba, una cosa. La spiegazione è stata un po' complessa, magari ve la rivedete registrata. Ripeto, c'è la fisica dietro, quindi è giusto. Magari non credi a me, però alle formule di Einstein ci credi. C'è la fisica dietro quello che vi ho insegnato, quindi funziona sempre così e se non lo applicherete non funzionerà, vedrete. Funziona uguale, o al positivo o al negativo, ma c'è una cosa semplicissima da fare che fa succedere tutto. Compromissione. La compromissione. La compromissione di come parli alle persone, la compromissione di quante persone porti agli eventi, la compromissione in pubblico di quello che fai. Magari hai paura di fare un post su Facebook per farti vedere che lavoro fai, magari hai paura di dire che si può diventare ricchi, magari hai paura di chiedere al team di registrarti al prossimo evento, che adesso causa Covid noi ancora non li abbiamo, ad esempio, nella nostra azienda, perché non si sa mai, magari anche voi. Ma la compromissione, se ti compromette ottieni tutto, taglia il ponte, okay? Taglia il ponte, tu attraversi il ponte e te lo tagli, così indietro non ci puoi più tornare. La compromissione è tutto ciò che ci vieta di tornare indietro, che ci rende impossibile tornare indietro. Se tu ti comprometti non hai manco bisogno, butta via quello che ti ho detto fino adesso, succede da solo, succede da solo. Noi a livello di esseri umani siamo una macchina da raggiungimento obiettivi, siamo stati costruiti dallo spirito, da chi ci ha costruito, non lo so, per raggiungere obiettivi. Se non hai niente nella vita è perché il tuo obiettivo è non avere niente e sei bravissimo a prenderlo, ma ti assicuro che se ti dai un obiettivo, cioè voi vi rendete conto di cosa fa l'essere umano, no? Addirittura ha inventato un'intelligenza artificiale, quindi un essere più intelligente di noi che si fa i programmi da solo. Oggi i programmi all'intelligenza artificiale, se la fa l'intelligenza artificiale, ma quella l'ha costruita l'uomo, manda i razzi su Marte, cioè, è veramente una macchina perfetta. Ecco, nel network il tallone d'Achille è che puoi sempre tornare indietro, puoi sempre tornare indietro, puoi sempre provarci, puoi sempre fare le cose a metà, senza intenzione, mentre invece se ti comprometti, se vai a dire come ho fatto io a tutti i miei amici 5 anni fa che sarei diventato milionario, mi sono preso del coglione, del ridicolo, del fesso, del montato, di tutti. Poi non vi dico i primi mesi di lavoro dopo che gli avevo parlato così, facevo una foto su Facebook, i commenti erano: sta arrivando il primo milione, delle robe, ma io sapevo che se mi compromettevo con gli amici, con la mamma, che ho dovuto lasciare il lavoro, lavoravo per lei, con la mia famiglia, con mia moglie, arrivandogli a dire sono pronto a perderti, io stavolta lo faccio, o adesso, adesso, lo sapevo che sarebbe andata a finire come è andata a finire. E questo ragionamento l'ho fatto da ignorante, non sapevo nulla. Mi chiedevo come posso fare a farcela. Faccio un lavoro di merda, uno stile di vita di merda, vedo la gente intorno a me che ha di più. Questa è l'ultima chance che ho a 32 anni, senza una laurea, senza un'esperienza lavorativa di livello. Cioè, o fai il facchino o fai il magazziniere, poco cambia. E mi chiedevo come posso fare per avere la sicurezza di farcela. Mi devo compromettere con tutti e tutto affinché il non farcela sarebbe stato troppo doloroso. Infatti, su Wikipedia, compromissione si legge così: patto con la propria coscienza, con i propri principi, mica con l'apply, mica con me, mica con il piano compensi, con la tua coscienza. Che patto hai fatto? Ok? Quindi se ti comprometti, vado avanti, che vuol dire anche esporsi intenzionalmente a un pericolo. È qui che si misura il coraggio, eh? È qui che si misura il coraggio. Noi facciamo un sacco di training, siamo networker, formiamo, a parole siamo bravissimi, però poi è domani che si vede se ti sei compromesso, se hai il coraggio di parlare in un certo modo. E ti assicuro, te lo assicuro, cazzo, è dimostrato dalle formule, che se avrai quel coraggio di fare il primo passo di compromissione. Innanzitutto hai un team dietro che ti spinge, hai dei leader pazzeschi che hanno avuto la miglior scuola dell'industria, tutti i vostri leader, hai un'azienda in crescita, hai un'azienda che lavora in un mercato dove c'è un'ignoranza incredibile, tu solamente facendo educazione puoi fare business, hai tutto che ti spinge dietro, basta il primo passo per poi fare gli altri 10, non devi già preoccuparti degli altri 10 e ti assicuro anche che col primo passo si sblocca l'intenzione, l'abilità, la mentalità, inizi a processare in modo diverso. Perché dietro a una compromissione c'è sempre una decisione.
a livello quantistico, per l'entanglement, quando tu decidi, crei. La tua decisione di diventare milionario è già la creazione del te milionario. Poi te lo devi andare a prendere. Però la decisione è fondamentale. Ma la decisione, ragazzi, è un po' come l'intenzione. Si misura in fatti, in compromissione, nel coraggio che dimostri tutti i giorni. Ok? Senza l'intenzione, tutto quello sopra il fratto va a zero. Error. Scusa, quanti error vuoi collezionare ancora? Vuoi una crisi, ancora più crisi? Non ti basta questa crisi qua per fare i miliardi nel network, che è un settore anticiclico. Anticiclico vuol dire che quando c'è una crisi esplode. Infatti sta esplodendo. Cioè l'universo ti ha creato lo scenario perfetto per farti arrivare dove vuoi. Tu hai la strada spianata, perché il network sta esplodendo, la tua azienda sta esplodendo, hai dei leader della Madonna, il settore perfetto. Mi hanno anche spiegato il piano marketing. E sai cosa gli ho risposto? Ai tuoi leader, da me, per guadagnare quella cifra, ci vogliono 8 ore al giorno di lavoro. Hai tutto. E attenzione, non voglio far leva dolore, ma se tu arrivi a uno scenario dove hai tutto davanti a te, la strada spianata, e c'hai tutte le condizioni, e dici no, il karma esiste, attenzione, voi avete la strada spianata, avete il risultato a portata di mano, dovete solo mettermi in movimento per andare lì, quindi avere un'intenzione solida, non scherzare, non prendervi in giro, perché voi pensate di prendere in giro qualcun altro, invece prendete in giro solo voi stessi e fare i passi che servono per arrivare lì, perché le condizioni ci sono tutte. C'è anche chi ce l'ha fatta molto meno bravo di voi, con meno soldi di voi, con più problemi di voi, senza un arto, senza le condizioni. Di che cosa stiamo parlando? Ho finito, Joseph, ti lascio te la parola. Ragazzi, senza parole, Fabio, senza parole come sempre, e grazie, penso veramente che tutti i ragazzi hanno preso un valore inestimabile, quindi davvero ragazzi, gratitudine per Fabio, che non lo vedrete in altri training al di fuori del suo team, e quindi ragazzi, non so se avete qualche domanda che volete fare a Fabio, poi rimanete subito dopo, perché adesso la chat è intasata e quindi non posso mettere niente, però ho detto che c'è un regalo per voi ed è un regalo vero con la R maiuscola. Quindi se avete ragazzi delle domande, gli ultimi magari 5-10 minuti, poi lo liberiamo, fatelo tranquillamente. Allora, non so se volete, ragazzi, vedo delle mani alzate. Ok, allora vediamo un attimo se non facciamo casino. Ok, allora Lorenzo. Posso fare un esempio, Joseph, della compromissione? Assolutamente sì. Ok. Quando noi avevamo un evento di 300 persone, arrivavamo a quell'evento già con pagata la sala dell'evento dopo da 1000. Perché anche lì la compromissione a parole ci può stare, cioè parlare ai propri cari già è una compromissione enorme, ma per farvi capire il livello di compromissione che io avevo quando facevo il lavoro, era: se io oggi ho 300 di persone, io tra 3 mesi ne devo avere 1000, se no non funziona. Mi presentavo, questo me l'hanno insegnato, nulla è farina del mio sacco, arrivavo all'evento da 300 con già il palazzetto da 1000, l'evento dopo pagato. Cosa voleva dire? Quelle compromissioni. Questo livello di, cioè, non è l'esempio per voi, ma vi fa capire che se uno riempie uno stadio, non è che si riempie da solo, sempre dietro c'è qualcuno con le intenzioni inossidabili, che è disposto a compromettersi per farlo succedere. Noi parliamo di compromissioni più piccole le vostre, però ci devono essere, se no non c'è decisione. Finito. Fabio, vedo delle domande. La prima, Maurizio scrive: ciao Fabio, cosa ti ha fatto fare il click? Un ragazzo che si chiama Alex Erciu, 4 settembre 2017, con il suo training, ma soprattutto me l'ha fatto fare perché mi ha raccontato chi erano i fondatori della mia azienda. Io non li conoscevo, nome e cognome, mi ha detto: vai a vedere i video dei tuoi fondatori. Sono andato a vedere e mi sono innamorato. Lì è stato l'imprinting di Twilight, l'ho avuto col mio mentore. Da quel giorno in poi io mi chiamavo come lui, parlavo come lui, ho fatto tutto. Quindi 4 settembre 2017, un click e basta uno, eh? Basta uno.
quindi spero che magari qualcuno abbia fatto click stasera. La leggo, come mantieni alta l'energia quando la vita e le persone ti prendono a schiaffi? Questa è una domanda, Joseph, forse è quella che mi fanno più di tutti. Allora, per quanto riguarda quello che hai scritto, sono input negativi, no? Quindi devi fare due cose. Tagli gli input negativi che puoi tagliare. E nel taglio degli input negativi avrai una prova della tua intenzione, perché se non sei disposto a tagliare ciò che puoi tagliare, non sto parlando di ciò che non puoi tagliare, tutti noi abbiamo qualcosa che non possiamo tagliare, ma di quello che ci dà fastidio abbiamo tanto da tagliare. Taglia quello che puoi tagliare di negativo e colma il gap con gli input positivi. Quindi super programmazione. Joseph sa che da 6 anni che ascolto 1-2 training la sera, musica nelle orecchie, audio tracce, cioè devi riempirti di input positivi e arrivare alla fine ad avere del 100% degli input che ricevi, 15% ti dà ancora fastidio, che non puoi tagliare, e l'altro 85% è tutto positivo. E lì le intenzioni vengono testate, perché comunque tagliare gli input che ci danno fastidio non è facile, ci vuole coraggio. Tecniche quantistiche, ma ce ne sono tantissime, Paolo, tante, e veramente qua non saprei quale consigliarti, anche perché dipende molto da te. Io ne uso un paio, c'è scritto anche nel mio libro. Libri, il mio, posso, Joseph? In realtà, era lo step successivo, però assolutamente puoi. Vedo che qualcuno lo fa vedere dalla fotocamera, Raffaele. Allora, Samuele, come trovare il vero perché? Beh, perché è quella cosa che risponde alla domanda perché fai questa attività, per chi la fai, perché continui ad andare avanti se crolla tutto. Per chi continui ad andare avanti se crolla tutto. La risposta a queste domande è il tuo perché. E anche questo può maturare nel tempo, può evolvere. Io, ad esempio, ho avuto la fortuna, anche lì, vedi proprio, quando Steve Jobs diceva puoi unire i puntini guardando a ritroso, ed è proprio così. Guardando indietro, io vedo che era un piano, perché sono entrato nel network dopo 2 mesi che mi è nato il primo figlio. E chi di voi è papà sa che cosa si prova. Ti cambia proprio la visione del mondo. Se non avessi avuto la forza di quel perché lì, non avrei fatto niente. Perché la mia storia è, per me avevo accettato una vita mediocre, ma per Michael non l'avrei mai accettata. Per un altro, a volte noi facciamo cose grandi più per gli altri che per noi. Quindi trovalo rispondendo a queste domande. Come diventare Davide e Fabio Bollini? Beh, tu diventerai Davide Colombi facendoti il culo ogni giorno. Non c'è il segreto. Il segreto è che non c'è il segreto. Quindi non vedo l'ora di vederti al tuo massimo potenziale. Ricordatevi che non dovete diventare nessuno. Dovete rimuovere i vostri blocchi. Io oggi sono come sono perché ho rimosso tutte le credenze limitanti. Cioè Fabio è nato così. Cazzo. Poi la società, l'ignoranza. Non c'erano le informazioni. I nostri genitori ci hanno cresciuto al meglio, però hanno fatto i danni. Punto. La scuola, la religione, i compagni ci hanno programmato in un modo che non siamo noi, e tu ti comporti come non vorresti. Vuoi una cosa, ne fai un'altra. Perché? Perché la tua programmazione è diversa da come sei te, quindi devi solo rimuovere. Vado avanti, le leggo veloce, Joseph? Sì. Paolo, Bob Proctor, sì, l'ho seguito. Le tue frasi che hai come look screen? Certo, allora, le frasi come look screen ve le faccio vedere, però sono giuste per me adesso. E cambiano di continuo in base a quello che vogliamo ottenere. Adesso ne ho 5. La prima è: io sono una parte fondamentale del tutto, come vedete, abbastanza spirituale. Io ho fiducia in me stesso, sono felice, sono libero, sto generando un impatto. Queste sono le frasi. Michele, guarda, se decidi di approcciarti a una tecnica, ti arriva l'informazione da sola, perché esiste, nel libro lo scrivo, la sincronicità, dove nulla accade per caso, e quindi se tu decidi che vuoi riprogrammare il tuo subconscio, ti arriverà un post su Instagram, un amico che te lo dice, non ti preoccupare, li troverai da solo. Rimango sempre a disposizione se avete bisogno. Dormo ogni notte con una traccia audio, perfetto. Bravo Francesco. Il libro si chiama Network Marketing Quantico, come far passare la tua intenzione alle persone del tuo team e farti seguire. Con l'esempio, Antonella, l'intenzione è energia, la puoi solo emanare, non la puoi insegnare, non è un concetto. Leader si nasce, leader si ritorna. Giuseppe, tutti siamo nati leader, però ci hanno rovinato. Ad esempio, noi non lo faremo con i nostri bambini, anche qua. Guardate il dono del network marketing. Ti insegnano cose tipo questo. Quando tu capisci le menti, il subconscio, quando impari come sei, puoi essere un migliore genitore. I nostri figli non avranno i traumi che abbiamo avuto noi. Perché io sono entrato nel network, i miei figli avranno un futuro prospero. È molto 500 euro per entrare? È molto 1000 euro per entrare?
È tanta, tanta roba. Se un collaboratore dice avere l'intenzione, ma nonostante il supporto continua per dire non fa nulla. Ah, Lorenzo, lo devi spronare fino a un certo punto, dopodiché vai avanti e fai da solo. Vorrei dire una cosa, Joseph. Non riferita a Lorenzo, ovviamente, ma mi è capitato molto a me e con un esame di coscienza sono guarito. C'è stato un periodo della carriera dove non funzionava e me la prendevo coi miei, che non facevano niente. La verità è la seguente, che se io lavoro per me, non ho tempo di prendermi cura dei miei, non ho tempo di lamentarmi che i miei non lavorano e il mio esempio genera lavoro in loro. Cioè, molte volte, quando abbiamo dei problemi, tra virgolette, con il team, è perché noi non stiamo lavorando. Non sempre, ma la maggior parte delle volte. Perché quando comunque tu sei in fase 1, che è la fase dove prospetti, presenti, fai, hai un'energia, una frequenza talmente alta, già che la emani e quindi la duplichi nel team, ma poi certi tipi di obiezioni non ti arrivano neanche, le lamentele non le attrai. Quando noi abbiamo lanciato l'azienda che abbiamo adesso, io facevo una presentazione ogni ora e sapete che cosa era fastidioso? Iscrivere. Cioè ero in quello stato dove anche perdere tempo per iscrivere mi dava fastidio perché ero solo focalizzato nel presentare. È chiaro che ti ho dato un termine di paragone per capire se è più lui che non lavora o se sei più tu che si ti appoggi su di lui o speri in lui perché magari no, non fai abbastanza attività tu. Questo lo sai solo te. Bene, ragazzi, io direi che nel creare persone, nel cercare nuove persone, Marco chiede se è meglio investire tempo nel creare persone o nel cercare nuove persone, devi fare entrambi insieme, Marco. Okay? Quindi mai smettere la fase 1 nel cercare i nuovi perché l'energia del nuovo contagia il vecchio e lo fa ribollire. Storia nuova, cura vecchio problema. Questo è il mantra del network. Quindi, quando hai un sacco di problemi nel team, iscrivi uno, portali in alto e di conseguenza funziona tutto. Ma questo ve lo possono insegnare i vostri leader. Dai. Va bene, Joseph, io ti lascio al tuo meraviglioso team. Sì, allora grazie, grazie tanto, poi chiudiamo, visto che lo stanno scrivendo in tantissimi. Allora ragazzi, chi lavora con me a stretto contatto lo sa, io quando credo in qualcosa veramente lo riesco a dire a qualsiasi persona, cioè potrei fermare uno sconosciuto per strada e parlargli e vendergli questo libro, motivo per il quale se Fabio avesse messo un referral link per me probabilmente avevo fatto 1 milione. Con il lancio del libro di Fabio. Quindi ragazzi, il regalo è molto semplice. In questo libro non è il classico libro del network marketing del come fare l'invito, ma in questo libro c'è il perché alcune persone fanno lo stesso invito con la stessa modalità, con le stesse tecniche, per me funziona e per qualcun altro no. In quel libro, ragazzi, c'è la risposta e sarà un libro che veramente segnerà per sempre la storia, perché sarà il primo libro che veramente insegnerà e farà comprendere alle persone per quale motivo ad alcuni funziona e ad altre persone non sta funzionando. Come ha detto Fabio, voi siete già perfetti, noi siamo già perfetti, semplicemente dobbiamo rimuovere dei limiti. Quindi, ragazzi, qua vi metto un link dove addirittura voi trovate le prime 50 pagine in regalo. Se volete un consiglio, proprio per il discorso della compromissione, andate su Amazon senza neanche leggerle gratis le prime 50 pagine, ragazzi, e compratevelo. Perché il valore del libro, per il prezzo al quale viene venduto, è veramente zero. Ragazzi, credetemi, zero. Quindi questo è il regalo. Se volete, per chi vuole, può leggere le prime 50 pagine. Se invece hai deciso veramente di fare la differenza, vai su Amazon, compralo e vedrai che davvero con un libro, con una storia, con un video, puoi far quel click e quel click potrebbe essere quello che cambia la vita. Quindi Fabio, io veramente eternamente grato per averti conosciuto, grazie per il valore che A voi, in bocca al lupo ragazzi, mi raccomando, oh, cazzo, spaccate, superate tutti, cioè o si diventa forza. numero uno o niente. Grandi. Ciao Fabio, grazie. Ciao ragazzi.